Quello che sta per cominciare a Popoli Terme è uno degli eventi più importanti della penisola, per ciò che concerne il mondo della velocità montagna. Il 10 e l'11 agosto la cittadina vivrà un weekend magico all'insegna dei motori, la cronoscalata svolta di Popoli Terme, che invaderà le strade e travolgerà gli spettatori. Il lavoro che c'è stato per arrivare a questo giorno è stato tantissimo. Approfitto per ringraziare tutto il lavoro che soprattutto operativamente svolgono i ragazzi dell'SD Svolta di Popoli, ringrazio il presidente Carlo Trafficante e tutto il gruppo che anche adesso è sul circuito a preparare il percorso. Sono giorni, dicevo prima, che il giovedì prima della gara è il giorno dove l'adrenalina comincia a salire per tutti, perché adesso dobbiamo controllare che tutto sia a posto, dobbiamo verificare che tutte le cose siano in ordine. Si è partiti già da qualche mese perché non è facile organizzare una corsa di questo livello. Campionato italiano velocità in montagna è bella ma impegnativa. Abbiamo avuto un'ottima risposta di piloti, quindi abbiamo raggiunto anche un bel numero, anche forse inaspettato. E quindi niente, siamo pronti, siamo carichi. Approfitto per ringraziare anche il lavoro, il supporto che ci hanno dato la Regione Abruzzo, la provincia di Pescara, la provincia dell'Aquila, il comune di San Benedetto, soprattutto la provincia dell'Aquila e la provincia di Pescara, perché si sono attivati anche in maniera tempestiva a risolvere delle problematiche nate nell'ultimo momento. Quindi niente, è attività produttive per gare di questo livello dove l'impegno economico è importantissimo ed è elevato. Il supporto sia economico che, diciamo così, collaborativo delle aziende presenti nel nostro territorio diventa fondamentale. Quindi volevo ringraziare tra tutte la Guizza, così come Terme in Popoli, così come la Fassa, perché ci sono state vicine e ci hanno dato una grossa mano. E poi quello che vogliamo è, stiamo lavorando per questo, per far conoscere bene il nostro territorio e il volano che può portare un evento a carattere nazionale come quella della cronoscalata svolta di Popoli, credo che sia fondamentale. E auspichiamo tanto pubblico, dai. Io direi questo meraviglioso posto che è Popoli Terme, questo percorso fantastico di 7 km e 800 metri dove qui c'è una selezione vera di piloti, un percorso che dà filo da torcere, un percorso molto tecnico, storico nel mondo delle automobili, ma soprattutto direi quelli delle svolte, che sono un gruppo magnifico insieme con l'amministrazione locale, che ogni anno stupiscono di tutte le novità che ci riservano, ma soprattutto stanno diventando dei maniaci, perché vogliono le cose fatte molto bene. Quindi per me questo mi piace, io sono uno di loro, perché ormai da tantissimi anni che ci vede collaborare insieme, soprattutto mi sento in famiglia. Questa manifestazione che andremo a fare, diciamo, da svolgere da domani, con le prove, con le verifiche sportive e tecniche, poi andremo sabato mattina dalle 9 con due turni di prove ufficiali e domenica uguale, dalle 9 faremo due turni di prove ufficiali. Ecco, soprattutto per il pubblico, perché la strada chiude alle 7, quindi quello che ci raccomandiamo è di essere molto attenti, ma soprattutto mettersi nei posti dove sono sicuri, perché qui ci sono dei tratti che veramente vanno veramente forti. Abbiamo un mezzo nuovo, sì. Abbiamo tirato fuori, diciamo, quest'anno un po' in ritardo, giugno, e quindi abbiamo fatto solo tre gare. Arriviamo alle svolte di Popoli volentieri, come sempre. Non siamo al top, perché comunque con solo tre gare alle spalle abbiamo ancora da mettere a punto la macchina su diversi fronti. Però comunque proveremo a dire la nostra. La strada è bella, ho fatto un paio di giri di ricognizione poco fa, anche l'ultimo tratto d'asfalto ha migliorato molto, risolvendo diverse asperità che c'erano nelle ultime curve. Quindi speriamo che sia un fine settimana positivo, un fine settimana dove possiamo apprendere qualcosa di nuovo, e poi l'obiettivo sarà sicuramente il podio, anche perché avremo degli avversari
difficili da battere, primo da tutti Luigi Fazzino, quest'anno sta facendo veramente delle belle gare un po' ovunque, però dai, diremo la nostra come sempre. Secondo te quanto ti manca per raffinare ancora il rapporto con la nuova macchina? Siamo ancora un po' più lenti rispetto all'Osella. L'Osella l'anno scorso qui siamo riusciti a vincere, siamo un pelo lenti, ma più che altro perché ci manca un po' di feeling, manca a me un po' di feeling e un po' di messa a punto. È una macchina tutta in carbonio, quindi sente molto la strada, è molto difficile da mettere a punto, è molto sensibile alle modifiche. E quindi lavoreremo qui durante le prove ufficiali e vediamo se riusciamo a fare un buon setup per la gara, quindi vediamo, poi ne parliamo domenica, dai. Ci tengo a dire che per me è un esordio stagionale, riparto da Popoli dove l'anno scorso ho avuto una battuta d'arresto, un incidente con la forma dove puntavo al podio. E il podio era concreto fino a quando c'è stato l'incidente. Ho avuto tutto questo tempo per mettere a posto un po' di cose e volevo ripartire prima, però non c'è stato modo per impegni lavorativi, però qui non potevo mancare. Riparto con la stessa tipologia d'auto, una Wolf Thunder però di cilindrata 1150, e quest'anno mi sono appoggiato alla scuderia ufficiale, la Wolf divisione salita. Quindi diciamo a livello tecnico, a livello anche strutturale, non potevo ripartire al meglio con la stessa macchina, quindi diciamo che riparto proprio con la stessa auto qui a Popoli. L'importante è fare bene, non mi faccio grandi traguardi perché non ho gare alle spalle, con queste macchine è molto importante stare su. Ho girato proprio l'altro giorno in pista per trovare un po' di automatismi e diciamo sono fiducioso, il mezzo è un mezzo molto competitivo in confronto a quello che guidavo, è molto aggiornato a livello sia aerodinamico che di motore, più potente, e niente, bisogna ritrovare un po' di automatismi e fare bene. Le sensazioni sono sensazioni buone, dico che abbiamo fatto una grande fatica, non ci aspettavamo questo risultato dal punto di vista del consenso dei piloti, abbiamo dei bei numeri. Abbiamo piloti che partecipano al campionato super salite, quindi diciamo che siamo soddisfatti. Abbiamo una situazione del percorso che è stata rinnovata in parte, quindi ci aspettiamo anche degli ottimi risultati cronometrici. Direi una bella gara.